primo Giro d'Italia, che emozione è? Ma sicuramente è una grande emozione partecipare al primo Giro d'Italia e speriamo di fare bene già dal primo. C'è una prima parte di stagione molto complicata per diversi infortuni, forse c'è anche quella voglia di riscatto. Sì, avevamo già pianificato di partire un po' più tranquilli, poi ho avuto un infortunio alla mano e ho dovuto saltare un po' di gare, soprattutto non mi sono potuto allenare bene, però siamo arrivati preparati per questo giro, quindi partiamo da qua. L'anno scorso alla Vuelta una bella vittoria, l'obiettivo è ripetersi anche al giro. Ma io vengo qua per fare il miglior giro possibile e quando arriveremo al primo giorno di riposo, il secondo giorno di riposo, vediamo un po' a che punto siamo. L'obiettivo è vincere una tappa e magari lottare per la maglia a punti. Proprio quello, te sei un corridore che resiste bene su strappetti, quindi potresti essere avvantaggiato proprio in ottica maglia rossa. Sì, diciamo già a partire da queste due tappe in Olanda è importante arrivare davanti, onestamente sarà dura a competere con i più forti velocisti puri. Abbiamo visto 3-4 tappe che si possono adattare molto bene a noi e magari sarà importante anche il lavoro di squadra per magari non far andare via fughe in quelle tappe un po' intermedie dove magari qualcuno si può staccare. Tra quelle 3-4 tappe c'è una in cui tieni particolarmente a vincere? Mi piaceva molto la tappa d'Arezzo, però abbiamo fatto la ricognizione, è veramente impegnativa, quindi sarà difficile e niente, vediamo giorno per giorno.